Ciao a tutti, continuo a parlare dell'apertura domenicale dei negozi. Nell'ultimo video ho parlato di come le ragioni per opporsi all'apertura, quelle di tipo economico, sono in fondo facilmente risolvibili se ci fosse almeno la volontà politica di farlo. E quindi questa volta, oggi invece, vorrei parlare di quali sono le ragioni per cui secondo me comunque può aver senso voler imporre la chiusura. E sembrano essere legate alla tradizione, ma in realtà anche la tradizione ha le sue ragioni. La tradizione si è evoluta come si è evoluta per delle motivazioni, per delle necessità. E quali sono queste necessità? Beh, è abbastanza semplice, sono avere un giorno di riposo totale dal lavoro per dedicarlo anche all'ozio, alla famiglia, alla sacralità e un po' ricaricarsi di energie. È chiaro che avere i negozi aperti anche la domenica è comodo un po' per tutti, è comodo sicuramente per i turisti, è comodo per chi lavora tutti gli altri giorni. Però non tutto ciò che è comodo è necessariamente buono e va ricercato a tutti i costi. Magari di questo parlerò in un altro video, però diciamo le difficoltà comunque ci aiutano a crescere, a diventare più forti, ad allenarci, a superare le difficoltà future. Sembra un discorso un po' ridicolo, perché che difficoltà c'è nell'avere il negozio chiuso? C'è una necessità di sapersi programmare il proprio tempo, e soprattutto diciamo c'è la necessità di, a volte per alcune persone, magari di lottare un po' con il datore di lavoro o con i colleghi o con la sua situazione che una persona può avere nella vita, per riuscire ad andare al negozio in un altro giorno. Adesso, secondo me, per come la società si sta evolvendo, l'apertura domenicale diventerà sempre più una necessità. Non so, forse mi sbaglio, ma io vedo questa tendenza in cui dobbiamo avere tutto aperto 24 ore su 24 e anche le condizioni di lavoro a cui molti sono sottoposti effettivamente rendono molto difficile visitare un negozio in un giorno che non sia la domenica. Però proprio per questo, secondo me invece, avrebbe senso imporre la chiusura affinché la società tutta si evolva in un modo diverso da quello in cui si sta evolvendo e che permetta di diciamo che le persone lottino un po' per avere questo spazio, questo tempo per fare la spesa gli altri giorni della settimana e per riposarsi la domenica. È una speranza un po' vana, credo. Io vedo questa forte spinta, ecco, al mondo 24 ore su 24, però secondo me, anche considerata la disoccupazione eccetera, dovremmo tutti lavorare meno e avere più tempo per occuparci della nostra famiglia o anche delle informazioni. Questo è tutto, vi saluto, ciao!